cosa troveremo a Jotunheim, ma dobbiamo coprire le nostre tracce. I corvi diranno a Odino che la torre è tornata e i nostri sforzi non devono andare a suo vantaggio. Certo. Aspettate, non funzionerà. Cosa? Manca il cristallo del viaggio. Tyr avrà usato i suoi stessi occhi per rifrangere l'energia. Non male. Quali gli stessi occhi? Ho un occhio, uno solo. Odino mi ha cavato l'altro proprio per impedirmi di viaggiare. Scusate, pensavo avrebbe funzionato. Che ne ha fatto Odino del tuo occhio? Se l'è tenuto. L'ha nascosto da qualche parte, temo. Siamo arrivati fin qui. Troveremo un modo. Ascoltate, è un azzardo, ma per anni ho visto Sindri e qualche volta Brock curiosare vicino a quella montagna quando arrivava Odino. Forse sanno qualcosa. Brock e Sindri. Ragazzi, ho una domanda. Dove possiamo trovare l'altro occhio di Mimir? Oh. Beh. Mi dispiace. In effetti Odino mi chiese. Oh! Voleva che ricostruissi. Me lo fece vedere e io. Rifiutai. Scusate. Perdonatemi. Non è stato molto utile. Beh, sai, fu quella volta in cui Odino mi venne a cercare per costruire una statua con uno scomparto nascosto. Siccome non si trattava di armi e gli Aesir non erano altro che un mucchio di stronzi imbutterati, anch'io rifiutai. Ma so che venne costruito lo stesso. Che statua era? È quella di Thor, quella nel lago con gli attributi in mostra. La statua mangiata dal serpente. Mi dispiace. Ora va meglio. E come facciamo a guardare dentro al serpente? Dentro? Oh no! Andiamo a vedere che cosa ne pensa il serpente del mondo. Bene, ragazzi, non so cosa ci riservi il futuro, ma ora è il momento giusto per andare di nuovo al corpo. Pronti! È scomparsa. Lui pensa che sia ancora nel suo stomaco. Ha aperto le fauci perché entriate dentro la bocca per dare un'occhiata. Davvero? Comunque, neanche lui ne è così entusiasta. Io non me lo perdo di sicuro.
una buona idea. No. Fratelli miei, sono stato in tanti luoghi strani, ma questo non scherza. Sì, neanch'io sono mai stato nella pancia di un gigante. E tu? Non di uno che non volesse mangiare. Sognavo spesso di essere mangiato. Dei sogni non bisogna. Non ho paura. Mi ha solo fatto ricordare come mi sentivo quando ero bambino. Troviamo la statua. L'odore è migliore di quanto pensassi. Ricorda la birra allerica che fermenta. È piacevole. Sei così strano. Vedo qualcosa laggiù. Ah! Qui l'acqua sembra che bruci. È acqua, non è vero? Sì, più o meno. Ecco il martello. Vedo qualcosa là. Mimir, dove avrà messo il tuo occhio, Dino? Non lo so, mica posso vederci da quell'occhio. Sì, è un occhio. Forse dovrei piantarmelo in testa per non perderlo. Piano, dai, piano. Grazie, fratello. È bello riavere la profondità visiva. Come va, Mimir?
Beh, non posso dire di sentirmi di nuovo completo, ma è un miglioramento. Il Bifrost è intatto. Andrà bene. Allora abbiamo tutto. Andiamo verso Jotunheim. Ora nessuno ci fermerà. Hai mai sentito l'espressione sfidare la sorte? La sorte è una menzogna degli dèi. Degli dèi, sì, certo. Sei proprio figlio di tuo padre, non c'è dubbio. Quindi come usciamo? Segnaliamo. Benedetto, che succede? È stato piuttosto terrificante. Che la nostra presenza disturbi la pancia di Jormungand. No, qualcosa non va. Che gli succede? Non va bene. Meno male, è finita. L'hanno colpito. Cos'è? Sbrighiamoci. Non posso che concordare.